See, it's the flower, mine is lost. Beyond space, beyond time, give me a fire, clear my mind. Tale of love, so divine. You are human, just like now. Ooh, I can see in the dark. Ciao ragazze, come state? Benvenuti in questo super nuovissimo video. Allora, come vi avevo... no, non l'avevo detto qui, l'avevo detto su Instagram. Per chi magari ancora non mi segue su Instagram, se vi fa piacere seguirmi anche su Instagram, appunto mi trovate con lo stesso nick qui di YouTube, proprio come Julie Back Home. E nulla, lì avevo annunciato che comunque sarei andata... all'apertura di Action, perché qui da me appunto ho aperto Action. Ora so che comunque tantissime di voi ci vanno, ci sono state appunto, perché comunque è un punto vendita che comunque è in tanti punti appunto d'Italia, a tanti negozi appunto in tutta Italia, però proprio qui da me mancava. Quindi appena ho saputo ieri appunto c'era l'inaugurazione, sono proprio andata proprio di corsa, anche perché vedendo alcuni video anche qui su YouTube di alcune ragazze che seguo anche oltretutto, fanno vedere veramente degli oggetti molto molto carini che appunto acquistano lì da Action. Allora, niente, vi faccio vedere quello che ho preso, perché poi andrò a fare una modifica nel tavolo qui nel soggiorno. E poi alla fine vi dirò appunto le mie impressioni. Iniziamo subito, ma proprio subito, con... vabbè, questo è per gli amanti della Nintendo e mi serviva un altro joystick appunto che fosse compatibile con la Nintendo Switch che ho, per giocare appunto con due giocatori. Quindi nulla, ero tentata qualche giorno fa di comprarlo su Amazon, l'avevo già messo sul carrello, ma ad un prezzo di 25 euro. Poi, niente, ieri appunto sono stata ad Action e c'era il reparto appunto Nintendo e ho visto che, c'era appunto a 15 euro, lo stesso, è proprio lo stesso pack. Quindi è proprio lui e quindi niente, ho annullato ovviamente quello di Amazon e ho acquistato questo qua per 15 euro. Nel reparto fiori invece, allora anche lì prezzi veramente bassissimi che battono anche tipo Ikea, perché comunque da Ikea costano tanto i fiori finti. Invece lì da Action appunto ho trovato questi due, ancora non mi ricordo il nome onestamente del fiore, però è una peonia? Peonia, sì, ok, c'è pure scritto. Allora, amo questo colore, perché comunque guardate come sta bene anche con il divano, cioè vedete come sta bene con il divano. E quindi questa appunto sarà la modifica che andrò a fare poi sul tavolo, poi vedrete. E comunque questo c'è un euro a pezzo, non esiste un euro appunto, questi fiori non esiste trovarli in giro. E poi sono proprio ben fatti, sono proprio bellissimi. Poi dopo ovviamente andremo insieme a fare la modifica. Ho preso questo, pagato 1,50 euro, che è in plastica ovviamente, però se uno non va lì a fare così per sentire che è plastica, può sembrare, cioè a me sembrava inizialmente, vedendo l'esposto, mi sembrava in ceramica. Guardate qua com'è bello. Vabbè, ok, sarebbe tipo un innaffiatoio, però a me non interessa, perché mi piace proprio il design come è fatto,
E ovviamente poi andrò ad inserire all'interno questi fiori. Cioè, guardate che bello il contrasto. Mi piace un sacco. Questo qui l'ho pagato 1,50 euro. C'era anche bianco. Però per il mio tavolo e comunque le seggiole nere lo volevo questo colore. Comunque un grigio scuro. Poi ho preso, oddio, questa cosa, cioè mi sono innamorata di questa cosa. Partiamo dal fatto che io non uso tantissimo le agende, anzi proprio non le utilizzo quasi mai, però da quando ho visto questa, che ora l'ho anche acquistata, inizierò ad usare l'agenda. No, vabbè, questa l'ho pagata 2,99, ma guardate cosa non è. Proprio anche il disegno. Ha queste due ciliegie, sfondo tipo leopardato maculato, cioè non lo so, è meravigliosa. Con questi anelli color oro, no, è fantastica veramente questa agenda. Grazie a questa agenda io inizierò ad usare l'agenda, appunto, ed è proprio bella pure dentro. C'è un sacco di poi ci sono tutti i divisori con i mesi, settembre, agosto, ottobre, febbraio, ma cioè veramente adorabile. È proprio ben fatta. Cioè, per esempio, cioè, guardate qua. Cioè, proprio ad ogni mese poi c'è questo divisorio con un frutto diverso. Oddio, cioè mi fa impazzire questa agenda, ve lo giuro che mi fa impazzire. 99 centesimi, ho preso questo giochino per il mare, molto carino, con questi... là sopra, sulla porta. Questi qui da piantare appunto nella sabbia e poi con gli anellini dobbiamo appunto inserirli all'interno di questi qui. Insomma, avete capito, ora non mi viene il nome specifico. Comunque, vabbè, un gioco un pochino diverso da fare al mare. Molto carini, 99 centesimi. Poi ho preso queste candele, guardate che belle. Sono fatte così, cioè hanno proprio i colori del mio soggiorno, della mia, appunto, del mio soggiorno. C'è questo tipo un po' senape bianco, questo rosa antico, un po' di grigio. E guardate, cioè sono proprio belle, mi piacciono un sacco. E queste sono appunto un pacchetto da 4 e le ho pagate 1,70 euro. Non hanno profumo, è solo cera. E niente, mi piaceva proprio la combo dei colori. Bellissime. Vabbè, poi ho preso un cavetto, una presa per il di questi qui USB, che fanno sempre comodo in casa. Poi ho preso per una bambina una penna delle principesse della Disney, Ariel. La penna quella che cambia tutti appunto i colori, cioè 99 centesimi, non esiste di trovarla da nessun'altra parte, come minimo si trova a 3 euro, 2,90, 3 euro, quindi 99 centesimi, la trovate da Action. E poi ho preso un po' di asciugamani nuovi per il bagno, appunto. Anche questi, ragazzi, c'è cioè veramente 1,95 euro. E sono 100% cotone, ok? Perché io ce l'ho, però dopo un po' comunque di tempo si vanno un po' a rovinare tra i vari lavaggi che si fanno. Quindi le ho acquistate un po' nuove e l'ho prese questo tono di grigio molto 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 chiaro. Ne ho prese due. Vedete? Ne ho prese due. Poi ripeto, 100% cotone, cioè a 1,95 euro, ma nemmeno se vai al mercato te le trovi, cioè, quindi bellissime. L'ho presa una più anche queste piccole. E due, no,
una su questo rosa molto chiaro, che con il grigio, guardate che wacco, che stanno bene. E poi l'ho presa anche una tipo rosa più scura. E altre sempre piccoline, anche queste fanno molto comodo. Poi ho preso un cavetto appunto per sempre per il telefono, eccolo qua. E poi ho preso una penna per matte, questa dei Papa Troll, sempre 99 centesimi, sempre quella con tutti i colori. E poi ho preso, vabbè, una schifezzuola, un cioccolato, il Toblerone, cioccolato, cioè buonissimo questo. Poi ho preso, perché era l'offerta, il ricambino dello spazzolino elettrico della Oral-B, 7 euro e ce ne sono due all'interno, prezzo veramente shock, cioè ce ne sono due ricambi. E uno di questi blocchi con tutti i fogli appunto bianchi per fare e poi vabbè i disegnini a matte. Di voi ripeto ci vanno, quindi però magari ci sono anche tante persone, tante ragazze come me invece che non c'erano mai state, quindi per me è stata veramente una bellissima esperienza, tra virgolette, bellissimo negozio e ci tornerò sicuramente, mi immagino sotto Natale che cosa non, mi immagino sotto Natale veramente quello che ci sarà, prezzi bassissimi e quindi nulla, super consigliato e niente, spero che comunque questa creazione che ho fatto sulla tavola vi piaccia, spero che tutti i miei acquistini possano piacervi e nulla, e vi mando un grosso bacio e ci vediamo in un nuovo video, ciao!